Ed eccoci qua ragazzi, come sempre Avionato vi dà il benvenuto in questo nuovo episodio, il quindicesimo di Alien Isolation. Quindi adesso il nostro obiettivo è quello di esplorare il centro medico San Cristobal. Dice Taylor è ferita, cerca un kit medico al San Cristobal e portalo alla stazione della navetta. Quindi in qualche modo dobbiamo portarci in quell'area de della nave. Il problema è, vi ricordate che siamo in una stanza dove ci siamo passati un bel po' di volte, a dire il vero, perché praticamente l'alieno gli piace proprio fare i giri qua davanti a noi. Vediamo se non è qua davanti. Ok. Si trova di qui. Allora, sto andando bene, sì, vado in quella direzione davanti a me. Non so da dove stia arrivando, sento che è stato dappertutto come al solito. Ok, noi andiamo davanti. Ok, controlliamo se siamo all'altezza. Ancora no, un po' più avanti. Ah, questi glitch ancora non sono stati risolti, nonostante update sia del gioco che dei driver vari, a dire verità, almeno tre versioni di driver diverse. Peccato. Quindi ci siamo. Sì, quindi in questa stanza non ci siamo mai entrati. Potrebbe essere proprio qui. Qualcosa, scusate, meglio aver paura che essere morti. Qui c'è un'altra stanza di emergenza, si può salvare anche qui, ma a quanto pare non è questa la stanza dove dovevamo arrivare. Vabbè, vediamo se possiamo prendere qualcosa. Componente B. Ok, c'è un'altra uscita. Quindi, ah, abbiamo chiuso il cerchio. Quindi dovevamo andare forse in mezzo al corridoio. In mezzo al corridoio probabilmente c'era la nostra strada. Io non so se qui ci siamo già stati. Ah, è tutto proprio un cunicolo nuovo. Va bene, vediamo un po', ce lo giriamo così con calma, zitti, speriamo di non fare incontri. Sembra che l'alieno comunque qui sotto non ci abbia mai trovato, ma c'è sempre una prima volta. Dove sto andando, sinceramente. Qui non si può salire. Qui forse si può salire, ma siamo tornati al capolinea, non lo so. L'uscita dalla reception del centro medico è bloccata. Credo che per andartene dovrei attivare la procedura di evacuazione dell'ospedale. Sa che non volendo. Ok, generatore di corrente. Quanti colpi di polvere? Ok, 3 e basta. Sempre così. Vediamo un po'. Ah, siamo proprio dove dovevamo essere. Sono stato abbastanza fortunato. Quindi dovevamo andare prima dove era l'obiettivo, però in qualche modo sono riuscito a saltare un pezzo di gioco. Non volutamente. Qui ci siamo già stati o sbaglio? Oh, comunque somiglia a uno dei primi episodi. Quella parte di nave da dove vedevamo. Allora, qui adesso che cosa dobbiamo trovare? Sempre un kit medico. Un androide. Speriamo non si apra. Ripristina corrente, non l'abbiamo fatto. Dice di portello bloccato. Andiamo avanti. Questo
Questo è da avviare anche questo, sono più di uno praticamente. Qualcosa mi dice che si attivano anche gli androidi. L'altro era dove siamo entrati, il portello non è più, quindi magari no. Eccoli là. Eccoli lì, l'androide. Adesso però abbiamo, che mi hanno detto prova a ucciderlo con la, però abbiamo questo, magari con questo lo potremmo pungere e quindi creare. Eccolo lì, sta venendo dritto però. Raccogli i sensori, Ripley, limite tutto raggiunto. bene? Ripley! Adesso che cosa dobbiamo fare? Maledetto. Adesso che cosa devo fare? Cos'è quello? Punto per l'accesso di sicurezza. Quindi forse dobbiamo andare proprio lì. Si è sbloccato. Vado zitto zitto. Qua dentro pure c'era un androide, non c'è più, forse è proprio lui. Oh. Dov'è il punto di accesso di sicurezza? Non si sa. Ah, adesso ho liberato C'è questo. sempre qualcuno pronto per te. Allora, io provo a. Stordito? Lo farei per morto? No, l'hai preso. Non è permesso in questa struttura. Sei dentro. Questa non è la soluzione. Non lo becco più. Com'è che ci passa dentro? È incredibile. Correre può causare incidenti. Eccoci. No. Non mi sembra la soluzione. Incredibile, mi sa che morirò a breve. Non c'è bisogno di fare così. A questo punto mi lascio morire perché non ci si riesce a No, far no. niente. Ok. Questo viaggio. Lei è in possesso di articoli molto pericolosi. Cosa fa questo? Voglio solo aiutarla. Ancora. Si è aperta qualche porta con lui. Ogni volta mi è arrivato l'alieno e mi ha ammazzato. Non lo so se riuscirò a passarci. Magari è semplicemente una trappola qui. Proviamo ad usare quel computer, vediamo se c'è qualcosa lì. Porta un po' così.
Misure. Turner, qualcosa non va qui al San Cristobal. Sigilla l'area e assicurati che nessuno tocchi niente fino all'arrivo di Garcia con la scientifica. Puzza troppo lì, eh. Teniamocelo per noi per il momento. Voglio silenzio totale. L'ultima cosa che serve a questa stazione è il panico. Ci riproviamo. E un'altra cosa. Se scopro chi ha parlato con Ransom, gli faccio ingoiare il distintivo, cazzo. Arriva e espone i privilegi del lavorare per la Sixon e si prende il cazzo di posto in prima linea. Eccolo lì. Questa situazione è molto seria. Non mi serve anche Ransom che la renda più complicata. Wait, passo e chiudo. Andato dentro? Sì. Andiamo noi appresso a lui, vediamo se passiamo da qua sotto il circuito. I pazienti temporanei devono fornire il codice equipaggio e il certificato del tracco. Passato? Va via? Sembra allontanarsi. No. È debole, flebile. Non dovrebbe essere prima. Non lo so. Ok, è libero. Vediamo qua dentro che c'è. Sempre zitti zitti. Sembra libero, eh? Ok, allora. Wow. Quindi in fondo, poi a sinistra. Qui dentro si salva? A destra? No. Ok, zitti. Le mappe le ho prese già, mi sa, perché non sono ancora più segnalate. Comunque a sinistra si salva. Così. Nell'altra stanza accanto. E lì. Ok, ci siamo ritornati. Io salvo. Forza. Dai. Ok, e ci vediamo al prossimo episodio.